wanted to hide. Ho passato comunque anni e anni della mia vita a sentirmi dire che magari il mio volto non andava bene. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video, diciamo, continuazione di un video che avevo fatto alcuni giorni fa. Perché se voi vi ricordate, la settimana scorsa avevo fatto il video su questa modella che aveva scelto Gucci un po' particolare e anche sotto il mio video c'è stato chi mi ha lasciato dei commenti abbastanza, diciamo, forti e voglio commentarli in questo video cercando di dare una visione più ampia di com'è questa situazione. Perché molte delle persone che mi hanno scritto mi hanno detto sì, però esprimere un giudizio su una modella fa parte della libertà d'opinione. Sono d'accordo fino a un certo punto. Perché comunque c'è stato chi mi ha scritto: sono una persona razzista, provincialotta, che discrimina e ipocrita, travisando completamente il significato di quello che ho detto. E quindi, invece di stare qui a commentare e smentire, voglio soltanto fornire dei dati in più, perché forse magari ci sono persone che, non facendo parte di questo mondo, non si rendono conto che molte di queste modelle, anche modelli, ma in questo video mi focalizzerò più nelle modelle perché le modelle c'è una pressione secondo me anche maggiore rispetto ai ragazzi per certi punti di vista. In realtà ci sono per entrambi i mondi. Io in realtà avevo fatto un video in cui avevo spiegato quanto pure io mi sono sentito comunque a disagio più volte in questo mondo e come in realtà tantissime persone che già vi stanno attorno lavorando in questo ambiente già vi fanno sentire come se non contate niente o come se siete soltanto, diciamo, degli oggetti e vi fanno sentire fuori luogo, magari vi sentirete troppo bassi, troppo grassi, non lo so, cioè questo è come mi sono sentito io. Non oso immaginare chi magari ha fatto questo lavoro per molti più anni di me, arrivando anche molto più in alto di me. Voi dovete considerare che non avete solo l'opinione del pubblico che guarda queste modelle, ma siete praticamente sotto gli occhi di designer, di stilisti, anche truccatori che magari esprimono dei giudizi. Quindi diciamo che se si può evitare magari un ulteriore giudizio da parte del pubblico, secondo me spesso è gradito perché queste ragazze spesso si trovano comunque a fare questo lavoro quando magari sono delle tredicenni. E immaginatevi essere così giovani e essere sotto tutte queste pressioni. Per esempio, la modella Hailey Michael, che appena aveva iniziato a fare modeling, avevano chiesto di perdere 2 centimetri sui fianchi e 2 sulla vita. Lei, ovviamente, essendo una professionista e anche una perfezionista, vedeva questa perdere peso come il suo dovere, perché se lei voleva svolgere questo lavoro al meglio, avrebbe dovuto perdere questo peso. E così ha fatto. È stato praticamente una specie di escalation finché è arrivata a pesare solamente 44 kg e questa ragazza è alta 1,75 m. In quel periodo lei aveva fatto una settimana della moda, comunque una stagione a Parigi estremamente gratificante. Era stata bookata tantissime volte, però ha detto che era stata molto male. In un'intervista ha raccontato anche un aneddoto di quando lei invece tipo si era presentata a un'altra settimana della moda e praticamente è stata rimandata a casa il giorno dopo assieme alla sua manager perché era troppo grassa e inutilizzabile per gli stilisti. E troppo grassa si parla di un 50 kg per una ragazza di 1,75 m, quindi capite che non era assolutamente sovrappeso. E tra l'altro la cosa più terribile è stato che dopo che lei è stata rimandata a casa hanno pubblicato praticamente un articolo sul Wall Street Journal in cui dicevano che questa modella era stata mandata a casa perché è troppo grassa e lei ha detto che quando ha visto quell'articolo si era sentita malissimo perché era come se avessero preso, diciamo, il momento in cui lei si sentiva più vulnerabile e la sua più grande insicurezza e l'hanno sbattuta appunto sui giornali così che era diventata di dominio pubblico, si era sentita come se fosse stata presa in giro dall'intera comunità, perché voi sapete, probabilmente l'articolo verteva sul fatto che i canoni di bellezza imposti dal mondo della moda erano impossibili da raggiungere e portavano le ragazze magari a stare male. Tuttavia, se voi ci lavorate, anche colleghe magari sue,
vedono questa cosa in modo diverso, cioè la percepiscono in modo diverso e la percepiscono come un fallimento da parte di questa modella. C'era anche un'altra modella che si chiama Aiden Curtis, che lei praticamente aveva avuto un periodo molto duro, aveva perso tantissimo peso, tuttavia si era presentata malata praticamente in agenzia, le hanno fatto le Polaroid perché stava per iniziare la settimana della moda, quindi le fanno delle foto, vengono mandate ai casting e lei praticamente in quel momento che stava così male è stato il momento in cui lei è riuscita a lavorare di più. Molto spesso queste case di moda, Gucci compresa, impongono comunque dei canoni estetici che non sono, diciamo, salutari e sono sicuro che ci sono delle ragazze che magari per natura sono così magre, però nella maggior parte dei casi no. Tra l'altro pure Gucci, che perché io sembrava quasi che nell'altro video la santificassi, assolutamente no, cioè io sono contento del fatto che abbia introdotto un nuovo modello di bellezza, ha potuto dare una piattaforma per una ragazza magari diversa, che poi è tanto diversa dai canoni di bellezza tradizionali, non la vedo, però fino a qualche anno fa, in realtà pure adesso, Gucci è stata più volte ripresa per aver usato delle modelle troppo magre, anche una pubblicità è stata completamente rimossa perché c'era questa ragazza qui che sembrava in evidente sottopeso. Inoltre vi posso anche raccontare un episodio di Sarah Stephenson, che lei praticamente era andata in questo casting a Londra e praticamente nella stanza c'erano tantissime persone dentro, c'era anche la stilista che le ha dato un bodysuit da indossare, ha detto che non c'erano dei camerini e quindi lei si è dovuta diciamo spogliare davanti a tutti, cosa che in realtà succede anche abbastanza spesso nel mondo della moda. E però quando si è spogliata e l'ha vista comunque senza vestiti, la designer le ha fatto un'occhiataccia e si è messa a ridere e se n'è andata dalla stanza dicendole che non la possono utilizzare per i loro casting. E quindi l'ha lasciata praticamente lì, in mezzo alla stanza nuda, a rivestirsi. Insomma, in uno stato di vergogna, ha detto che comunque quell'episodio e una serie di altri episodi l'hanno segnata e l'hanno fatta sentire estremamente fuori luogo e come se il suo fisico fosse sbagliato. E non è l'unica, è pieno di personaggi così. Per esempio, c'è anche la ragazza Myla Di Basio, che lei ha detto che per anni si era sentita fuori luogo e per anni le avevano detto che il suo aspetto e il suo fisico non andava bene. What I was receiving for many years was that my body was not right. And it's almost impossible to erase that. Lei ha dovuto lavorare moltissimo su se stessa per riuscire ad acquisire abbastanza fiducia in se stessa per andare avanti. Tuttavia, l'anno scorso, intorno a marzo, aveva ricevuto praticamente un lavoro che lei aspettava da una vita. E ovviamente quando ti danno questi lavori grossi, solitamente lo saprete un mesetto prima, però le avevano detto che doveva perdere un po' di peso. Allora lei per quel mese praticamente non ha mangiato, ha detto che ha vissuto in questo stato di tormento e ha detto che è stata malissimo. E tra l'altro, oltre al danno la beffa, quando è arrivato poi il giorno di fare questo lavoro, non l'hanno nemmeno presa più in considerazione, non ha potuto fare quel lavoro, non l'hanno voluta più. Gemma Awards ha detto che è stata derisa pubblicamente e si sentiva come se si volesse nascondere, ogni volta che le puntavano una telecamera in faccia, lei voleva soltanto scomparire. I wanted to hide. And I didn't want a lot of people kind of, putting cameras in my face and putting me on front covers of newspapers. Sembra una sciocchezza perché magari ci sono delle persone che da fuori non capiscono il disagio che si può trovare a essere in un mondo del genere, perché cioè, c'è stato chi comunque diceva che vabbè, ma sono delle carne da macello, praticamente loro scelgono di fare questa vita. Sono comunque delle persone, hanno dei sentimenti, non è che si possono trattare come degli oggetti, secondo me, cioè. E poi dovete capire che comunque sono delle ragazze estremamente giovani, molto spesso magari iniziano a 13-14 anni, c'era anche quest'altra modella che praticamente lei aveva iniziato giovanissima, prima ancora che il suo fisico si sviluppasse, e quando aveva iniziato a lavorare nel mondo della moda aveva questo fisico estremamente filiforme. Tuttavia, crescendo, il suo fisico è cambiato e le è stato detto più volte di perdere peso perché non era adatta più per questi casting e per questi lavori. Lei ha cercato di
perdere peso, ma non riuscendoci, pensava che la sua carriera fosse finita. Anzi, addirittura le è stato detto che per lei il mondo della moda era anche finito. Fortunatamente, però, la sua storia è un pochino più allegra perché in seguito ha iniziato a lavorare per riviste di sport, che quindi il suo fisico era più adatta e lei era contenta perché finalmente era sulla copertina di alcune riviste con il suo fisico, con quello che lei era veramente, e si è sentita per la prima volta accettata. Un altro discorso poi che vorrei toccare è anche quello delle modelle plus size, perché devo dire che c'è un sacco di ignoranza e leggo un sacco di commenti veramente cattivi, per esempio, ma sei una balena, perché cavolo ti vai a mettere in mostra? Cioè, come se tutte queste modelle plus size realmente avessero questo desiderio di esibizionismo, che sicuramente ci saranno delle modelle plus size che sono così, che comunque non ci trovo niente di male, cioè se loro sono felici del loro corpo e non c'è nessuna ragione per cui non dovrebbero esserlo e decidono di metterlo in mostra, non vedo perché chiamarlo esibizionismo. Vi dirò la verità che molte di queste ragazze hanno lavorato per anni per poter avere questa autostima che le ha permesso di sfilare sulle passerelle o fare delle foto, si sono sentite prese in giro, guardate, giudicate dagli stilisti, ma addirittura anche dalle altre modelle, magari quelle magre, che dicono: ma perché tu ti presenti a un casting del genere, capito? Quindi, cioè, quando la gente lascia questi commenti, veramente a volte le parole possono fare più male che delle pugnalate, perché bisogna sempre calibrare quello che si dice, perché veramente possono fare male e possono segnare veramente una persona, e secondo me non credo sia giusto. Io posso capire la libertà di opinione, ci sta, però quando voi vedete una ragazza come quella di Gucci, che era stata attaccata e riattaccata da tutti, dicendole che sembra un orco del Signore degli Anelli, o chiedendosi chi mai si scoprirebbe una ragazza del genere, capito che non è il momento di esprimere un commento dicendo che è brutta, perché vai soltanto a rigirare il coltello nella piaga, secondo me, e almeno questo è quello che penso io, e non è perché tutti la devono pensare come me, ma non è questo il punto è che bisogna avere, secondo me, un po' di tatto in alcune situazioni, perché veramente la fortuna di questa ragazza, appunto, modella di Gucci, è stato che era una ragazza, comunque sembra, almeno perché poi non lo sappiamo, dai social sembra forte, sembra fregarsene di quello che dice la gente, però magari poteva capitare una ragazza che non era così e magari ci sarebbe rimasta molto male, magari avrebbe commesso insomma, abbiamo visto cosa è successo a tantissime ragazze. Questa è la mia opinione, non lo so. Caroline Trentini dice che a 15 anni aveva tutta questa pressione attorno, c'erano tutte le persone attorno a lei che la vedevano crescere e lei praticamente è cresciuta sotto il giudizio degli altri, e davvero è una cosa molto dura. Quindi se capiamo che queste modelle, che pure io in realtà nel mio piccolo ho sentito queste pressioni, quando ho aperto YouTube non mi facevo mai vedere in volto, appunto perché ho passato comunque anni e anni della mia vita a sentirmi dire che magari il mio volto non andava bene per determinate cose, che non sembravo abbastanza asiatico, che ero troppo bianco ma non abbastanza bianco, che ero caucasico ma per gli standard cinesi o giapponesi non ero caucasico abbastanza perché avevo dei lineamenti magari più simili per certi versi a degli asiatici. Lo so che sembra assurdo, però è così. Infatti spesso mi mandavano ai casting dicendo che ero metà giapponese, oppure mi dicevano che quando andavo però ai casting dove mi mandavano per half mi dicevano che sembravo troppo caucasico, quindi non andavo bene, o magari mi presentavo per un lavoro e ero troppo basso, o magari mi presentavo per un lavoro e non ero abbastanza muscoloso, non ero abbastanza magro, cioè ragazzi, succede e succede spessissimo, quindi io sono dell'idea che è una situazione complicata, nel mondo dei social dà veramente la possibilità a tutti di poter esprimere la propria opinione, però non siamo degli animali, quindi io non credo che veramente ci siano persone che hanno questa necessità intrinseca di dover dire che una ragazza è brutta, cioè se lo pensi bene, tienitelo per te, dillo coi tuoi amici al bar, niente di male, libertà di opinione, però
però esprimerlo in modo così diretto online, sotto un video dove sono centinaia e centinaia di commenti di insulti a questa ragazza e tu scegli di scrivere ancora per andare a sottolineare che questa ragazza è brutta, secondo me è un comportamento, diciamo, che va veramente contro la mia etica. Dico solo questo, non ti dico che è giusto o sbagliato, però per la mia etica non è corretto, dico solo questo. Vabbè ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo, ciao da Seba e mi raccomando, state attenti.